Guardate un po' che cosa ho scoperto. E stavolta va dritta fino in fondo, ha dato una capocciata al fondo del laghetto. Una bellissima sirenetta. Sono anche stato lassù e ho recuperato un po' di materiali. Ve l'ho già detto e lo ripeto per l'ultima volta che la raccolta di materiali, c'è le cose secondarie, reliquie. Perché sto cambio di musica? Le reliquie, i kit di sopravvivenza, eccetera, eccetera, li prenderò fuori camera. O non li prenderò affatto per pigrizia. Invece le tombe o cripte, forse si chiamano così in questo Tomb Raider, quelle le farò perché sono molto molto interessanti. Prima di proseguire prendo al volo questa abilità. Abbraccio del Puma. Sì, ve l'avevo già fatta vedere. È un'abilità un po' passiva, cioè difensiva anziché offensiva, questo intendo. Però al momento, avendo a che fare con quei micioni troppo cresciuti, non mi dispiace l'idea di avere una cura che poi mi rende anche leggermente più resistente. We can get through here. Give me a hand. You see that? It must be Kwakyaku. We have to get down there. Cosa? C'è gente che vive in questo posto? E ci sono delle rovine. Come scendiamo? Ok, non di qua. You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. Jonah non è esperto come lei. Oh. Oh, oh god. Almost there. Almost there. Heard that before. Lui ha comprensibilmente paura di mettere un piede in fallo e rovinarsi terribilmente sulle rocce. Lei invece è tipo, sì dai, che caspita, siamo ancora qui, andiamo, Jonah. Infatti casca pure lei tra un po'. You're right? I'm okay. Just a couple more steps. Okay. You're right. I'm okay. Who do you think built all this? It could have been the Inca. They knew a lot about hydraulics. The bridge is down. Maybe we could lift it with those counterweights. Maybe. Cento per cento con. This depicts the Incan god Khon. He was the son of Inti, the sun god, and Pachamama, the moon goddess. Khon was in charge of the wind and the rain, although in some legends he was only in charge of the weather that came from the south, while his brother Pachacamac was in charge of weather that came from the north. Questa donna sa troppe cose, mi fa sentire estremamente ignorante del mondo. I hope that this structure is here because we're on our way to that village. Me too. Monoliti sbloccati, mi sa che abbiamo preso il livello 1 della lingua ketchup. Cos'è sto coso? Grazie al cielo sono finti sti serpenti. Qua si trova roba ogni passo che facciamo. Cinnabar was used in the ancient past for producing a bright orange pigmentation on ceramics, murals, tattoos, and in religious ceremonies. Cinnabro. I bet this water is drinkable.
You want to try it? I think I'll stick to the bottles you found in the cargo from the plane. Monolite quechua intermedio. This describes something nearby. Two serpents guard life and death. I lie trapped within their eternal struggle. You know, if I had known how much time I'd spend in the wilderness, I'd have paid more attention in Boy Scouts. Wasn't your thing? Well, my family situation meant we didn't get to do a lot of stuff like that. This'll be useful. Beh, si era capito che l'avremmo trovato qui, parlava di serpenti. What about you? Ever do Girl Scouts or Nature Camp as a kid? Does boarding school count? I don't know. Does it? Probably not. But Roth showed me some things. I always preferred the company of adults anyway. Yeah. I miss that guy. Me too. Ragazzo. Non era esattamente un ragazzo, Roth. Fa piacere però che Lara l'abbia nominato. Ovviamente è riconoscente per tutto quello che le ha insegnato. With Eli gone, your arm should heal quickly. Yeah. I feel a lot better already. Stavo vedendo se era possibile scendere di sotto. Vediamo, cerchiamo di capire con che abbiamo a che fare. Ma sì, tiriamo leve a caso. Che cosa può andare storto? Tra l'altro l'ultima volta ho preso un pugnale in una tomba e non è successo nulla di catastrofico, quindi ora tiro le leve a caso senza problemi. Sto coso? Quindi acqua e boh. Aspettate un attimo. It's too heavy. Give me a hand. Oh, capisco. The water's filling the bucket. Good. Let's see what those counterweights do. Complimenti agli ingegneri antichi. The bucket's leaking. Secchio verde, che facciamo? No, Lara! Serendipità! Totalmente a caso. E continuo a trovare roba. Serve più forza, credo. Vediamo. Sicuramente devo ripetere sta giostra d'acqua in qualche modo. No, devo aspettare. Ah, devo scendere di sotto dopo, ho capito. Ok, Jonah, you can let go. Così adesso risalendo. That's it. Let's get across. Ma che figata! Guess we go through here. After you. What's that? I think it's some sort of sealer or... Help me with this. Sure.
What is it? It's a recipe. Seems to be a mixture of herbs. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Sai, quando ha detto ricetta, ho pensato che magari ci fosse una ricetta culinaria, così, in maniera molto stupida lì per lì. Il segreto del tacchino ripieno perfetto, con castagne e contorno di patate arrosto. Occhio dell'aquila, premi F4, te possino. Io F4 non l'ho mai premuto in tutta la mia vita sulla tastiera. Cioè, è l'unico pulsante della tastiera che c'ha polvere, tipo. No, insieme anche a F1, 2, 3, fino a 12, non sapevo neanche fino a questo momento di avere 12 F nella tastiera. Che probabilmente è uno standard, non è una cosa della mia tastiera, ovviamente. Premi F4, ora ci divertiremo. Permette di percepire gli animali e le risorse naturali. Ah, quindi hanno scorporato il vecchio funzionamento dell'istinto degli altri Tomb Raider. Ecco perché ha detto potrebbe servirci con i giaguari. Vediamo, facciamo una prova. Percezione, piante percezione, sì. Ah, ecco. Quindi non ho bisogno di premere l'istinto. We're getting closer to the village. I can't wait to get back to civilization. What? Era molto distante la voce di Jonah. Guarda, brilla tutto come luci natalizie. Ah, sta finendo. Finito l'effetto. I colori quindi si saturano molto all'inizio e alla fine. No. I mean, there is supposed to be a secret city of gold in Peru. Paititi, every treasure hunter on Earth is looking for it. But Dad's notes stop in Mexico. Like he lost interest or... A passageway. I don't know. That's promising. The next volume picks up in Syria. Il taccuino successivo inizia in Siria, che è dove? Chase the heart of the serpent. To the silver-crowned mountain where the twins confer. È strano che la voce di Coso sia così distante. Aspettate un attimo. Ok, sta salvando. Assuming we're going the right way, hard to say. But the irrigation system is a good sign. Right. People were here at some point. Let's just hope they still are. Non lo so, è come se l'anima di Jonah si fosse staccata dal corpo e fosse diventato un tutt'uno con la foresta. Adesso è uno spirito che echeggia fra i rami. Fatemi fare una cosa. Carichiamo un po' dal checkpoint, tanto ha salvato poco fa. Vediamo se riusciamo a fare una seduta spiritica e a ricongiungere. Facciamo una metempsicosi inversa. Ok, ci sei? We're getting closer to the village. I can't wait to get back to civilization. Oh. Bentornato fra noi. Gold in Peru. Paititi, every treasure hunter on Earth is looking for it. But Dad's notes stop in Mexico. Like he lost interest or... Or? I don't know. The next volume picks up in Syria. Sembra un gran bel posto, Paititi. A passageway. That's promising. No, tab, perché non mi ha aperto il monolite? Aspettate un attimo, vediamo se sulla mappa... Ah, ecco la tomba, è proprio accanto al falò. Sì, lì. Accendiamo un attimo, piccolo pit stop. Un solo punto, non credo di... Oh, ha in possesso, l'ha preso in automatico. Non mi pare c'era qualcosa di un punto di... così utile.
Siamo abitati a raccogliere veleno e veleno per frecce d'aragni e scarabei. Raccogliere risorse richiede il coltello rudimentale. Non è male. Vista di Illipa. Razza di animale. Gufo, corvo. Di nuovo gufo, aquila. Qui siamo nel settore rapaci, a quanto pare. Boa, caimano, serpente. Di nuovo caimano, rettili. Puma, volpe, giaguaro, volpe. Sarebbero felini se non fosse per la volpe, che non credo rientri nella categoria dei felini, ma non sono un esperto di animali, quindi... Boh. Sì, c'è un che di Maya o di Inca o di Azteco. I found something. There might be a way in. If it's not civilization, I'll wait here by the fire. Ah, sì, ok. Sempre difficoltà a ricordare le differenze. Scusatemi. Fra Inca, Maya, Aztechi. Vabbè, questa è un'altra puntata di io e la mia claustrofobia. L'ho sentita molto sofferente in questa traversata, Lara. Quindi siamo comunque nella giungla. Cos'è che guardi, Lara? A volte il tuo sguardo mi inganna. Vediamo se ho abbastanza... Sì, posso fare le frecce incendiarie adesso. Non ho dove appendermi, credo. E invece sì. Forse perché devo per forza attuffarmi. Ah, no, 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 no. Meno male che ho aspettato. Forse però si sarebbe potuto appendere lo stesso con il gancio e la piccozza. Cioè la corda e la piccozza. Qua è tosta senza avere l'aiuto della pittura. Queste sono bazzeccole ormai. Va bene. Sempre agile, sempre... Passi sicuri. Tarzan al femminile. No, aspetta. This gear is early 20th century. Sul serio? Che questi esploratori hanno avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con qualche tribù locale. Il cancello. That starched shirt Forsett may be getting all the attention, but I know his time is almost up. The world will remember the Timothy Walker as the man who finally found the lost city of El Dorado.
We've set up camp in a canyon. It was a grueling journey to get this far. We'll rest here a few days, get our bearings. Some of the men need patching up, and I wouldn't mind one good night's sleep. The men say something came through the camp last night. The jungle is getting to them. I keep telling them that we're close and we need to keep it together. One of the scouts has found a temple of some kind up ahead. We'll start construction of bridges and ladders this morning and head out from camp this afternoon. C'era competizione quindi per la caccia a El Dorado, che sarà Pitititituiti, la città che ha nominato prima Lara. Non ci avevo pensato, sì, che sta città d'oro quindi era El Dorado. Cioè, Pitipitipiti è il nome indigeno, presumo. Cioè, degli Inca o dei Maya, gli Aztechi, vedete, di nuovo, me lo sono già dimenticato. La popolazione che ha nominato prima. Faccio fatica a ricordarmi, a fare distinzione. El Dorado, invece, è il nome utilizzato. Ah, ecco. Perché quel coso mi sa tanto di trappola? Scusate, ma mi sono cacato in mano. Che cavolo era quel verso? Cos'è sta roba? Cioè, trappole, ovviamente. Ok, la prima cripta era asilo nido. Ora si fa sul serio. Che cacchio? Non posso salire. E non credo di potermi appendere di sotto. Ok, dovevo solo essere un po' più rapido nella reazione. Un altro campo base. Potrebbe essere più estesa di quanto sembri. Questa tomba. Se c'è addirittura un campo dentro, cioè ce n'era uno qua fuori. La curiosità ti ucciderà, Lara. Ci ucciderà. In realtà ci ha già ucciso un casino di volte. Questo è il settimo Tomb Raider che giochiamo. E non ho idea di quante volte siamo morti. Si sentono dei sospiri tipo... No, tu devi morire. Wow, si vede che ho le risoluzioni al minimo, cioè gli effetti grafici. Sopravvissuto? No, ok, se qualcosa sopravvive al fuoco non voglio averci nulla a che fare. Dicevo, si vede che ho messo la grafica al minimo, quell'effetto del fuoco era tipo... un accendino. Una schifezza. No, qui c'è il ragno. Via dal ragno. Ce la fai ad arrivare fino a lì? Ovviamente sì, perché la fisica non esiste. What an incredible sight. Ma sei tu la vista più incredibile. Ma ciao. Dovrei proprio smetterla di dire ste cose. Eppure dopo ben 7 Tomb Raider ancora so qua. Ogni tanto faccio ste osservazioni. Il
L'impressione è che sarà complicata l'esplorazione. Hanno portato a un nuovo livello l'ampiezza delle tombe. È stato un crescendo, anche dal 2013 a Rise of the Tomb Raider ci fu un ampliamento degli scenari. Ah, ecco. Vedete, il mio occhio si deve ancora abituare a individuare tutti i punti d'appiglio. Carburante, ottimo. Altre frecce incendiarie. Polvere da sparo. Esplosivi improvvisati. Damn this place. Damn this forsaken jungle. It holds a jewel just out of reach and then sweeps your legs out from under you. We've almost made it across that bottomless pit. Some kind of altar beckons from the other side, under a giant stone face that seems to mock our efforts. Something attacked the camp. Some men claimed it was panthers. Others said something more sinister. Half the crew insist on abandoning the expedition. I had to dress one man down, made an example of him. All I need is one more day. One more lousy day. Con questi racconti il gioco cerca di mettere, beh, non paura al giocatore, ma cerca di descrivergli è un po' stereotipata sta storiella, no? Nell'immaginario collettivo che uno va nella giungla, ci sono rovine. Qui esploratori, ecco. Ma che... Esattamente quello di cui parlavo. Non c'è solo il pericolo degli animali, ma ci sono anche indigeni. Comunque non posso sparargli neanche volendolo, perché vedete, sparisce il mirino. Lo tengo d'occhio comunque quel tizio. No, sto coso di corde, che ci faccio? Vedo un punto in cui sfruttare. Non ci si appende neanche. Ah, trovato il punto. Ah, c'è una leva qui, neanche l'avevo capito. Non è che quella adesso mi tira una freccia mentre faccio la mia traversata. È sparito. They must have abandoned this place in the middle of building it. Ben organizzati.
15. Che ci faccio io con sto coso? Ah, c'è una corda, quindi... Fatemi aguzzare l'ingegno. Ok, forse ho capito. Ma non mi servirebbe a niente. Credo. Cioè, che ci faccio? Ah, lo faccio girare dopo. Cos'era quel suono? Cacao? Ah, forse rientra come pianta dello stoicismo. Boom, 5 esperienza. Una raffigurazione dell'ingresso di Xibalba. Here, under the watchful eye of one of the Lords of Death, lies the gate to Xibalba, where all must travel when transitioning from this life to the next. Oh, chi ha visto il mio let's play su... accidenti. Tomb Raider Underworld si ricorda di Xibalba. Eh sì che se lo ricorda. Questa è stata brutta. M'ha fregato. God damn it! Si è incazzata, lo capisco. La leggenda diverrà una storia fantastica. E sempre chi ha visto quel mio let's play sa che cosa sto canticchiando e perché lo sto canticchiando. Altari sacrificali, immagino. Sì. Qualche teschietto me lo suggerisce. Dell'aquila ti permette di muoverti in modo più agile e veloce in fase di arrampicata. Tomba completata e fa pure rima. Queste tombe ricordano tantissimo le normali fasi di gameplay dei vecchi Tomb Raider. C'era molto di questo platform. Salti, ti arrampichi, devi tenere d'occhio dove metti i piedi. Capire come interagire con l'ambiente, leve, meccanismi.
Quindi mi piacciono molto, mi piacciono molto. Spero che piacciono anche a voi. E siamo ritornati all'inizio, sì. Jonah? You find anything? Another of those Maya altars and... Maya, ecco. An old camp gone to ruin. We should keep going. Right. Forse però erano immischiati gli aztechi in Underworld. No, vabbè, si parla della stessa cultura. Qui hanno nominato Xibalba, quindi no, erano i Maya anche lì allora, e ricordo male io. How will we know when we're back on track to find the hidden city? Maya ruins are bound to stand out, right? Right. Guardate che gran pezzo di arciera. Coniglietto! Coniglione! Porca miseria. Mi sembra che tutto sia sovradimensionato in questa foresta, questa giungla. Dagli insetti, le rane, i conigli, i giaguari, le mortacci loro. Vediamo cosa che posso permettermi. Questo e questi. Corda rivestita, un rivestimento di pelle animale all'altezza del punto di incocco riduce lo sforzo delle dita e rende possibile mantenere più a lungo la tensione. Un conigliettino! Questa è una situazione analoga a quella del primo Tomb Raider, sì. Beh, anche in Rise all'inizio lei poi si ritrova solo con l'arco e quindi uno per ora deve potenziarlo, cioè è consigliabile. Guida d'incocco... Vabbè, evito di leggervi le descrizioni. Facciamo la velocità, perché comunque non ho moltissima pelliccia. 6 su 5, 19 su 4, anche gli ingranaggi, i componenti sembrano essere piuttosto rari. Facciamo solo questo per ora. Così ripeto, ci metto meno tempo a raggiungere il momento di danno ottimale, ecco. Quando la corda è più tesa e rilascia la freccia con più potenza. Ok, francamente non ci sono delle abilità che mi interessano particolarmente al momento. Non ho visto quelle più avanzate. Ma in ogni caso, se voglio arrivare lì, devo comunque prendere anche queste, che per ora non mi interessano molto. Insomma, tanto vale secondo me prendere sta roba qui sull'istinto che evidenzia gli oggetti sfida. Le sfide quando vengono completate mi danno altre esperienze, il che vuol dire altre abilità. O evidenzia manufatti, monoliti, anche qui altre esperienze, risorse, eccetera, eccetera. Questo richiede due punti, questo uno, prendiamo prima la vista dell'aquila, dai. Vabbè, in questo video abbiamo fatto un piccolissimo progresso per quanto riguarda la storia e abbiamo fatto questa, spero per voi, piacevole deviazione in questa tomba Maya.